E vediamo la prima storia dall'estero di oggi, visto che tra poco parleremo di ambiente, ci trasferiamo negli Stati Uniti per conoscere Sergio Pagherazzi, che è un docente veneto, assieme ai suoi studenti della Boston University, studia gli effetti del cambiamento climatico. Stefano Salimben. Mi specializzo sullo studio di ambienti costieri, in particolare barene, che in inglese si chiamano salt marshes, che sono quelle che vedete qua intorno, sono queste zone con vegetazione che sono molto simili alle barene di Venezia. Praticamente Venezia è stata costruita in un ambiente come questo, dove c'erano delle piccole isole con alberi e tutte queste barene di vegetazione che sono state interrate e poi hanno costruito i palazzi. Questo praticamente è come se fosse un canale di Venezia. Questa è acqua di mare salata, non permette agli alberi di crescere sulla barena. Molti di questi alberi stanno morendo adesso, quelli al bordo, stanno morendo perché il livello del mare sta alzando, quindi anche quella foresta lì, parte di quella foresta verrà eliminata. Queste barene si adattano molto al clima e possono aumentare di elevazione assieme al mare, ma solo se il mare non cresce troppo. Allora, se il livello del mare cresce troppo velocemente, c'è la probabilità che queste barene scompaiano. La vegetazione muore e poi probabilmente verranno erose. Allora, se una città è molto importante come Venezia o Boston, ci possono essere dei progetti, no, per mitigare l'innalzamento del mare, no? Barriere, argini. Non c'è la possibilità di proteggere questa zona perché il costo di un'opera sarebbe troppo alto e poi la gente vuole avere naturale. Quindi qua tutto l'obiettivo è capire cosa cambierà di queste barene nei prossimi decenni. Sono venuto qui 20 anni fa per un postdoc in Florida e volevo rimanere 2 anni e poi mi divertivo tantissimo e sono rimasto per sempre. Questo centro qua, che è un centro finanziato dal governo americano, è un centro in cui si raccolgono dati da più di 20 anni per capire come queste barene possono adattarsi al cambiamento climatico. La cosa bella è che ci si scambiano i dati e tutti i dati poi sono pubblicati, sono accessibili a qualsiasi persona voglia scaricarle. Senta, perché li fa andare con gli stivali dentro l'acqua gli studenti? Perché tutta questa zona qua è bagnato, senza stivali ci si bagna e anche ci sono molti, molti buchi perché la vegetazione non sopravvive e si formano dei buchi, quindi c'è il rischio di cadere nel buco. Allora, quando qua c'è l'acqua alta e vado nella barena a lavorare con gli stivali, mi sembra di essere a casa. Quanto è vero quello che si dice, che insomma il mare si sta alzando molto di più di prima? Quanto c'è di vero? È palese che il mare si sta alzando, cioè non c'è nessun scienziato che mette in discussione il fatto che il mare si stia alzando. Basta vedere anche a Venezia, il mare si è alzato negli ultimi 100 anni e credo che la previsione sia di un altro metro nel prossimo secolo. Senta, quanto di questo ha a che fare con l'uomo, secondo lei? L'innalzamento del mare è dovuto al riscaldamento del pianeta ed è chiaro che c'è una componente umana molto, molto forte. Quelli che non vogliono crederci, secondo me, è perché non vogliono cambiare lo stile di vita. E c'è molta paura di doversi adattare a un nuovo mondo. E in parte anche si può capire questo. La cosa che a me ha veramente impressionato è vedere la laguna qua, naturale, e capire come la laguna era prima che arrivassero i veneziani. E questo, secondo me, uno non riesce a capire. Senza venire qua non riesce a capire. Vedere una Venezia senza veneziani è una cosa che ogni veneziano dovrebbe fare, perché si capisce questo legame tra il mare, la laguna, l'ambiente. È bellissimo, è bellissimo.
E allora, l'abbiamo detto, in tutto il mondo oggi si celebra la Giornata Mondiale della Terra, un'occasione in più per valutare la salute del nostro pianeta in questa epoca così particolare e problematica.